Giuseppe Marco Triggiano, amministratore unico di Sirmione Servizi, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato, buongiorno amministratore. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamo anche che per chiamarci il numero da fare è lo 0376-631709. Poi ancora le dirette streaming su Facebook e Twitter, il Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, Sirmione, come stai? Possiamo paragonarlo per esempio a un momento ciclistico, questa è la volata, no? Questa è ancora la preparazione. La preparazione, cioè, la volata? La volata finale è quella che si riduce nei 300-400 metri prima del traguardo, e quindi direi il mese di agosto. Qui si stanno muovendo tutti i corridori per preparare la volata ai velocisti. Io direi che la Sirmione di questo momento va letta con molto interesse, soprattutto per quanto riguarda il movimento sul territorio. I parcheggi, ecco, sono un termometro che ci dicono quanta gente arriva a Sirmione, quanta gente ha capito quali sono i limiti di un luogo sacro, io direi. Sirmione è così bello, per cui non può essere preso come si può prendere un aeroporto, il piazzale di un aeroporto. Gli spazi sono limitati e vanno gestiti. La cosa interessante che abbiamo osservato proprio in questi mesi è che si sono incrementate notevolmente l'uso delle macchine private, ma con più persone a bordo. Noi questo lo leggiamo attraverso le osservazioni che facciamo con il servizio Grifo Parking, che ricordo essere quel servizio di check-in, check-out degli ospiti degli alberghi del centro storico senza parcheggio, con trasporto dell'ospite e dei suoi bagagli fino al luogo di soggiorno, e per poi andarlo a prendere. E qui abbiamo rilevato una cosa molto molto interessante. Il riferimento è sempre oggi verso il 2019, perché 20 e 21 non fanno storia per i motivi noti. Noi abbiamo avuto un incremento di persone rispetto al 2019 di 31%. Detto in cifre, 29.400 persone hanno utilizzato del Grifo Parking, e le nostre golf car elettriche hanno percorso 13.730 chilometri. La cifra ha poco significato detta così, ma ha molto significato se diciamo che abbiamo risparmiato 2.120.000 grammi di anidride carbonica sversata tra il punto di sosta della macchina e il trasferimento all'albergo. E questo non è poco. Vuol dire che abbiamo percorso rispetto al 2019 9% di chilometri in più. Perché questo? Anche perché noi abbiamo meno trasporti con autobus per i motivi noti e per il timore che la gente ha di infettarsi, e più trasporti con la macchina, ma con più persone a bordo. Ecco, questa è un'osservazione direi interessante. Poi sono stati fatti passi avanti per il parcheggio dei dipendenti, che hanno uno spazio di 176 stalli al Monte Baldo, ma i dipendenti sono molti di più e la loro permanenza direi è concentrata in alcune ore del giorno, quindi una parte di questi parcheggia nella località Bagnera, che è vicino al cimitero per intenderci, poi una navetta li trasporta al centro storico. Tutto questo è stato possibile grazie però alla collaborazione con l'assessorato dei lavori pubblici, perché voi sapete la questione dei parcheggi in una città come Sirmione è veramente una questione estremamente complessa, non complicata, dico complessa perché interferiscono su alcune decisioni, motivi di spazi, motivi di territorio, motivi di ambiente e quanto altro. Quindi noi siamo direi soddisfatti in questa operazione di inizio estate, che è stato un banco di prova notevole.
una novità nella nostra zona e quindi a Sirmione è la istituzione da circa un mese del Welcome Point. Che cosa è il Welcome Point? È un punto di fermata delle macchine all'altezza, per chi conosce Sirmione, dell'ufficio postale, quindi a circa 200 metri dal ponte levatoio, chiamiamolo così, che ci separa dal centro storico, dove il passaggio è consentito esclusivamente ai residenti o agli aventi diritto, come le macchine di servizio e quanto altro, e ai fornitori che entrano ed escono da Sirmione con i loro mezzi. Lì ci sono due sbarre e chi non è stato, direi, registrato a mezzo targa non può passare, a meno che non ci sia un reale motivo, per cui viene dotato di un tesserino, di una tessera, diciamo, di entrata ed uscita. Questo perché, anche questo, grazie alle osservazioni dell'assessorato dei lavori pubblici e di tutta l'amministrazione comunale, per ridurre quanto possibile il traffico in quella zona, che è una zona estremamente, estremamente critica. Abbiamo spesso paragonato Sirmione a Venezia, no? E i problemi sono gli stessi, per cui, proprio perché lei ha detto giustamente, ponte levatoio non è più levatoio, ma è un antico ponte levatoio, e di fatto la Sirmione storica è un'isola, poi noi la chiamiamo sempre la penisola, ma no. Naturale o artificiale, lì c'è il lago in mezzo, quindi c'è un istmo e poi c'è l'isolotto, no? Esatto, per cui è veramente proprio limitato il quantitativo, ovviamente. Ecco, la Sirmione che noi abbiamo definito, appunto quella di Catullo, quella della Scala, eccetera eccetera, è la Sirmione storica, però Sirmione è un territorio molto, ma molto più vasto anche, per cui tra l'altro non dimentichiamo che Sirmione è formata da Colombare, da Lugana, esatto, da Rovizza, che sono entità residenziali e anche turistiche di notevole valore e di notevole impatto sul numero totale di visitatori di Sirmione. È chiaro che vengono attratti dalle grotte di Catullo, vengono attratti dal castello, eccetera, ma c'è una realtà in terraferma che rappresenta il 90% di quelli che sono gli abitanti di Sirmione. Ecco, e tra l'altro è migliorata notevolmente l'offerta turistica, quindi presumo, per esempio sto pensando a Colombare, presumo che sarà registrerete anche in zona un aumento proprio, sì, di presenza. È materia dell'assessorato al turismo e alla cultura, quindi qui il grande informatore può essere l'assessore naturalmente Mauro Carrozza, no? Che segue direttamente queste questioni. Noi ci occupiamo direi dei servizi che consentono a chi visita Sirmione e a chi vive a Sirmione una vita, direi, di buon livello, livello, inteso come parcheggi, come gestione di rifiuti, come illuminazione. Ecco, parliamo anche di questo, illuminazione. Perché so che lei ha un grafico anche, sì, tra l'altro, sì, sui consumi, sì, no? Sì, giusto? Sì. Anche questa è una scommessa. Vorrei solo, quando le cose accadono agli altri non siamo così attenti, ma vorrei solo dirvi che l'energia elettrica è cresciuta in termini di costo dal mese di marzo di quest'anno al mese di giugno, appena trascorso, del 46%. Quindi che cosa possiamo, come possiamo combattere? Innanzitutto abbiamo un piano già in essere che ci ha consentito di finanziare la sostituzione con nuove tecnologie LED, per la precisione, 3.970 punti luce. Ed è attraverso questa sostituzione che riusciamo non solo a neutralizzare, fino ad oggi, perché non ho la sfera di vetro e non so cosa succederà domani, ma a neutralizzare questo incremento di costo del kilowattore. Ti mostro un grafico che parte qui dove ho il dito mignolo, dal 2007 e va al 2024, che è il termine che ci siamo dati per la sostituzione di tutti i punti luce, compresi anche quelli artistici, per i quali naturalmente la decisione operativa è di Sirmione Servizi, ma
il come, il cosa, il tipo non è di nostra competenza. Ecco, noi possiamo notare un calo costante, ma improvvisamente un crollo del consumo. Qual è che cosa genera questo crollo improvviso? Genera il fatto che noi alla fine di quest'anno avremo pressoché completato la sostituzione di punti luce a ritmo di 6-700 per periodo. Perché dico 6-700? Perché gli stessi fornitori hanno subito nel periodo Covid, cioè soprattutto lo scorso anno, dei ritardi notevoli in costruzione delle parti per mancanza di materia prima. Certo. Ecco, è una ricaduta che naturalmente viene poi fino a noi, che siamo l'ultima catena, ma ciò non di meno siamo già riusciti a scendere. Vi dico subito che nel 2021 avevamo un consumo di 550 kWh per punto luce. Al mese di quest'anno siamo scesi già del 30% e scenderemo del 67% a metà del 2024. Ecco, questa è la nostra risposta, la risposta naturalmente dell'amministrazione che tramite la Signora Servizi realizza tutto questo, a quelli che sono gli incrementi dei costi spaventosi sia dell'energia che di altro. Come ho detto altre volte, non è solo una questione di costo dell'energia quella che noi vogliamo andare ad affrontare, ma anche la questione ambientale, cioè la eliminazione di quei rifiuti di lampade esauste vapori di iodio e di sodio, che naturalmente hanno notevoli difficoltà per essere eliminate. Esatto. Altrettanto dicasi una maggiore luminosità, che vuol dire maggiore sicurezza, nei luoghi in cui la gente deve sentirsi più sicura, perché assolutamente a vista, non solo per il camminare con sicurezza, ma anche verso eventuali problemi con altre persone. Ecco, certo. Questo è uno degli elementi che ci impegna in maniera notevole. Altro elemento deriva dall'igiene urbana e stiamo studiando con una società specializzata una ulteriore rarefazione dell'impiego dei nostri mezzi che vanno a gasolio, parlo di camion, parlo di mezzi speciali per la raccolta del rifiuto, del vetro, piuttosto che dell'organico, perché anche qui in breve tempo abbiamo un incremento del 24,3% del gasolio, e sto parlando di adesso, di questi due mesi. Quindi anche qui abbiamo degli obiettivi: ridurre quanto più possibile il consumo di gasolio, riducendola qualcosa riduciamo le emissioni, e dobbiamo anche ridurre i viaggi senza con questo penalizzare naturalmente la raccolta in termini di qualità e di quantità dei rifiuti. Noi abbiamo nel 2019 avevamo raccolto 4.600 tonnellate. Quest'anno, nello stesso periodo, fino a giugno, erano 4.350 tonnellate. Ma quello che è interessante è che la differenziazione della raccolta è sempre in crescita, si va al 75%. Perché? A, perché i cittadini, soprattutto i residenti, perché chi ha la seconda casa ha qualche problema in più, chi è di passaggio che va in una spiaggia lancia il sacchetto, è inutile che ritorniamo su quell'argomento che abbiamo già più volte richiamato, ma c'è una maggiore direi attenzione alle famose 4R, cioè alla riduzione del rifiuto, al riuso, al riutilizzo e al recupero. Ricordiamoci che interessante è una parte di queste 4R dove il riuso vuol dire riutilizzare la stessa cosa. Una vecchia bicicletta può essere riattata, così come lo stesso rifiuto, no? Noi abbiamo carta, abbiamo plastica, vetro e quanto altro che vanno ancora riciclati. Certo. Alla fine c'è il recupero energetico. Esatto. Ci fermiamo un attimino con Giuseppe Marco Triggiano, amministratore unico di Sirmione Servizi. Ci troviamo tra un paio di minuti.
Giuseppe Marco Triggiano, amministratore unico di Sirmione Servizi, negli studi temporali per filo diretto nella seconda parte. Allora, abbiamo parlato appunto delle 4R, appunto riciclaggio, riuso, riutilizzo e recupero del rifiuto. Quindi i residenti sempre nei posti turistici più responsabili del insomma, vabbè, quando ci si sente liberi, diciamo così, turisti si allargano un attimino certe attenzioni, purtroppo. Le vorrei chiedere anche della Casa del Pescatore, anche la Punta Gros, certo, si chiama, no? Certo, Punta Gros, che è la punta estrema della provincia di Brescia e della città di Sirmione, a est, prima di Peschiera. Solo una cortesia, prima di parlare della Casa del Pescatore, ho fatto un'osservazione che piace. Dal 2007 al 2021 il consumo energetico per i punti luce è sceso del 30%, quindi sono esattamente 14 anni, è vero? Dal 2021 al 2024 scende del 67%, ecco il motivo di quella impennata in discesa dalla curva dei consumi. Del consumo, c'è cioè una cosa positiva. È molto positivo questo, anche perché dice della filosofia dell'amministrazione comunale di Sirmione, la quale non si limita alla richiesta di produzione di servizi, ma interpreta proprio quello che è anche il momento difficile che stiamo purtroppo vivendo. Esattamente. Casa del Pescatore, una magnifica scommessa, anche questa fortemente voluta da questa amministrazione e realizzata da Sirmione Servizi con i suoi consulenti e con i fornitori di tecnologie. È stata inaugurata sabato 25 giugno di quest'anno. Tra l'altro c'era anche un articolo sul giornale Il Gazzettino Nuovo che richiamava di questa inaugurazione. Molto importante. Non dimentico innanzitutto di dire agli ascoltatori che l'apertura in questo momento della Casa del Pescatore è dal martedì alla domenica compresi, dalle 9 del mattino alle ore 13. Questo è fondamentale. Mi hanno detto i collaboratori che già la scorsa settimana viaggiavano al sabato 180 persone e alla domenica 200 e passa persone che vengono a visitare. Cos'è Casa del Pescatore? Oddio, non sono io il direttore artistico né colui che ha progettato quanto. Io mi occupo solo di... No, io quello che mi sto chiedendo fortemente se è l'unico trabocco del Garda o ne esistono altri. Questo non glielo so dire, ma penso che se non è l'unico è uno dei pochissimi esistenti. Cioè, chiaro, vai sull'Adriatico è pieno, per esempio, specialmente dalle Marche in giù, però sul Garda non so quanti. La cosa che colpisce è la seguente. È il racconto della vita di una volta di Sirmione, esatto, della vita dei pescatori che traevano sostenimento alla famiglia proprio dal prodotto da loro pescato. Ma vuol dire anche cooperazione. Questi pescatori non vivevano l'uno distante dall'altro senza nemmeno conoscersi, ma vivevano una realtà, quella della pesca e la tecnica della pesca e il rispetto dell'ambiente da cui derivava questa magnifica materia prima, che è il pesce del lago di Garda, strutturando un punto di incontro, un punto di riparo, un punto di lavorazione del pesce pescato. Potevano essere le anguille piuttosto che i coregoni o quanto altro. Ecco, il racconto di quello che è il passato è stato progettato e strutturato con le tecnologie moderne, cioè racconti che un visitatore, mi sembra con quattro lingue, sicuramente italiano, francese, inglese e tedesco, forse anche una lingua slava, possono ascoltare, leggere e interagire attraverso degli schermi con touch screen, con le indicazioni di come andare a cercare che cosa. E questo è veramente molto interessante e sarà anche questo uno degli elementi di cultura, formazione e informazione dei ragazzi, per avvicinarli non solo alla storia di prima, che è quello che ha creato la base di questo pensiero, ma anche a collegare queste attività, questi vecchi lavori con il tempo moderno.
Giustamente, sapere da dove si proviene, tanto per i sacrifici che hanno fatto, esatto, i nostri antenati. Il progetto per i ragazzi va avanti, quindi. Sì, va avanti perché è integrato ancora con il portare i ragazzi a contatto con le problematiche, chiedendo a loro non solo di ascoltare, ma anche di agire, di esprimersi, di dare il loro parere, ma non solo parole, ma anche fatti. Cioè, con One Lab, insieme alla consigliera Miria Bocchio, i nostri collaboratori e collaboratori esterni, consulenti, stanno creando ulteriori format di informazione, formazione e partecipazione per i ragazzi. Per esempio, quelli di Quinta andranno ad adottare una spiaggia di Lugana per gestirla in termini di pulizia, di attenzione, e noi metteremo a disposizione i cassonetti per dare una mano. Ecco, altri ragazzi invece si occuperanno della carta, della come la si produce, la separazione, il riciclo, e altri ancora di ecosostenibilità. Quindi vedete, sono tutte azioni per dare ai ragazzi gli strumenti non solo di cultura delle cose specifiche, ma la cultura che un cittadino di Sirmione e un cittadino del mondo, soprattutto giovane, vorrebbe, esatto, vuole, desidera avere. Noi partiamo dal presupposto di avere tutto già fatto, ma stavo pensando per esempio al mestiere funaio, che era un mestiere di una volta. Allora, le leggo i messaggi, amministratore, sono tanti. Un grande successo per la raccolta differenziata, il 75% deve essere soddisfatto. No. Non sono soddisfatto per un motivo molto semplice, che abbiamo ancora raccolte fuori dal criterio di civiltà che devono sparire. E quindi differenziare va bene, ma voglio un risultato, vogliamo tutti noi, i cittadini innanzitutto, un maggiore risultato, anche se la differenziazione ci porta avanti in quella civiltà del territorio che tutti vogliamo realizzare al meglio. Allora, le leggo più di un messaggio. Presidente, lei cosa ne pensa delle comunità energetiche? Grazie, viva Punta Gro. Poi un altro chiede, cercate stagisti. E ancora, Presidente, lei è già avanti con i tempi, gli altri devono consumare meno energia. Lei dal 2005 che l'illuminazione pubblica consuma sempre meno, quindi lei è un grande amministratore. Io ringrazio, ma mi consentono questi ascoltatori, il lei in questo caso non è corretto, perché è tutta l'amministrazione e tutti i collaboratori di Sirmione Servizi e i loro consulenti che hanno preso un impegno nei confronti dei cittadini, ma anche di chi utilizza di Sirmione come luogo di cultura, come luogo di soggiorno, a realizzare quelle cose che rendono la vita più semplice, che rendono la vita vivibile. Quindi grazie, ma non è Giuseppe Marco Trigiano il fautore. Io sono solamente quello che guida l'autobus. Allora, andiamo avanti. Dunque, con l'aumento dei costi, è il caso di riprendere il discorso del teleriscaldamento. Abbiamo anche la fonte termale con acqua calda che è buttata nel lago. A questo proposito le leggo un altro messaggio ancora. Noto mio malgrado uno spreco d'acqua calda che proviene dalle terme, ma non si può proprio utilizzare, chiede l'ingegnere Valerio, si firma. Poi ancora, tanti turisti maleducati, faccio dare molte salate perché noi cittadini vediamo ma non possiamo riprenderli. E qua appunto paragoniamo con Venezia, no? Venezia e Foresti. Mi metto nelle vesti, e questa è proprio una empatia dovuta, dell'ultimo cittadino. Addirittura uno dei miei collaboratori della igiene urbana ha ripreso una persona che buttava, e a momenti vanno alle mani, quindi io ho raccomandato, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, chiamate chi volete, ma non mettetevi a discutere, perché non si sa più oggi chi sia di fronte, con la scusa che il Covid doveva migliorare, doveva renderci tutti più cittadini. Ci sono attenti, molti balordi in giro, c'è una balordaggine in giro che rifiuto di descrivere. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, come ho già detto l'altra volta, abbiamo avuto un impasse con una società con la quale avevamo un accordo di collaborazione, e per quanto riguarda l'acqua termale, come ho già detto altre volte, va trovato un accordo eventualmente con le terme di Sirmione. Le comunità energetiche invece?
non abbiamo in questo momento elementi per poter rispondere in maniera, congrua e corretta. Allora, Presidente, ho visto la vostra bici cassonetto, bella, brava, Sirmione più pulita, ancora gestione punti luce bellissima con notevole visione chiara della città. Adesso che parla del Garda fa il pieno e noi residenti subiamo, ci dia un premio, Presidente, con uno sconto sui rifiuti. Bella questa dello sconto sui rifiuti. Vorrei che mi chiedeste maggiori servizi piuttosto che sconto sui rifiuti, che non sconto che non viene deciso né da noi né da altri, ma viene deciso dall'autorità delle reti, dell'acqua, del gas, eccetera, da ARERA. La Tari o i valori della Tari sono funzione degli investimenti, sono funzione dell'attività svolta, per cui c'è un ambito nel quale noi dobbiamo per legge stare. Mi spiace per il disagio di questi cittadini, ma sono cittadini che grazie ai turisti possono ricevere comunque dei servizi di ritorno che altrimenti non riceverebbero. Altri messaggi, l'amministrazione però deve ricordare che Sirmione è anche altro, ci sono anche i residenti, appunto si parlava di altre zone. Marco Trigiano, scusi, sa quali eventi li conosce per caso, eventualmente organizza l'amministrazione visto che gestite voi, e poi c'è un apprezzamento col Grifo Parking, il centro è molto più a misura d'uomo, è chiaro, le macchine che passano. Certo, ma parlava di eventi, un ascoltatore. Eventi. Chiedo se sapete, se sa quali sono. Gli eventi sono in carico all'assessorato al turismo e alla cultura e all'ufficio. Noi siamo gli esecutori, quelli che preparano i palchi, quelli che mettono a disposizione gli uomini per l'illuminazione, per la trasmissione e quanto altro. Non abbiamo alcuna decisione con nostra responsabilità o su nostra responsabilità per quanto riguarda sia la quantità che il contenuto degli eventi. Allora, vediamo, dunque, Presidente Marco Trigiano, cosa riserva ai residenti dopo la fine della stagione turistica? Ci saranno sconti per noi sui rifiuti. Grazie a lei, Sirmione, si mantiene bella pulita con iniziative sui parcheggi veramente intelligenti. Poi ancora, vediamo, ci sono altre due domande. Una dice, le analisi dell'acqua le fanno da noi a Sirmione? Sì, e infatti un altro dice, vorrei sapere perché non dite che in alcuni punti l'acqua del lago non va bene, è vero, chiede Serena. Allora, la gestione dell'acqua non è nelle competenze di Sirmione Servizi, che ha ceduto la gestione, come per legge, ad Acque Bresciane. Quindi, però posso dire, essendo io un chimico che si è occupato dell'acqua di Sirmione per 22 anni, posso dire che le analisi dell'acqua, parlo dell'acqua destinata all'uso potabile, sono fatte costantemente, sono verificate dalla ASL, sono verificate quindi dall'autorità sanitaria e quanto altro. Per quanto riguarda l'acqua del lago, nei termini in cui la pone l'ascoltatore, che è l'acqua qualità balneabilità, questo è soggetto ad un altro ente, che è l'ente che si occupa del bacino, del bacino, eccetera, eccetera. Allora, gli ultimi due messaggi erano tantissimi. Area per cani liberi, no, è arrivato un altro. Allora, area per cani liberi, ne avete fatto un'altra, chiede un ascoltatore o ascoltatrice, ma il laboratorio digitale fa lezioni anche ad anziani? Il laboratorio digitale farà lezione anche ad anziani nel momento in cui riusciamo a riaprire le porte del nostro studio One Lab, della nostra officina. Ma soprattutto, io insisto, soprattutto anche perché sono di quella categoria, soprattutto per anziani, con una visione, rendere loro la vita più facile in ordine alla ricerca o all'ottenimento di certificati e quanto altro nei rapporti con la pubblica amministrazione. Allora, non si voleva escludere il suo team, scrivono, però lei, Presidente, è rappresentante del gruppo, insomma. Sì, amministratore unico. Volente o nolente, sì, però io da solo non potrei fare quello che fanno i miei 75 collaboratori del periodo estivo. Allora, noi siamo in chiusura, ringraziamo Giuseppe Marco Trigiano, che è amministratore unico di Sirmione Servizi. Grazie. A voi. Grazie molto. A voi troppo. Al Garden Shop Pasini di Montichiari, offerta speciale, gerani a 2,50 €. Inoltre surfinie, caroline, tageti, begonie e grande assortimento piante da orto.